via queste 5 domeniche di ottobrando a Floresta, parliamo di queste giornate, della preparazione. Esatto, è iniziato ottobrando a Floresta, l'attesa era tanta, l'ansia pure, perché c'è sempre un po' d'ansia, diciamo, da prestazione, perché ci impegniamo al massimo. Il lavoro parte già ad agosto con la preparazione degli stand, con la selezione di ogni singolo standista e lavoriamo costantemente tutti questi 2 mesi per garantire il meglio. E poi la prima domenica c'è sempre una forte emozione, appunto perché si vede il lavoro, il risultato del lavoro fatto nei mesi precedenti. Speriamo che anche quest'anno risulti come quella dell'anno scorso, che è stata la nostra prima edizione, della nostra prima amministrazione. Speriamo che il tempo sia clemente come è stato l'anno scorso e speriamo che la gente sia soddisfatta come ogni anno e torni sempre col sorriso, nel segno del divertimento e soprattutto nel segno della promozione dei nostri prodotti di ogni singola domenica. Parliamo nel dettaglio un po' dei vari momenti che si vivranno. Oggi che giornata è? Quale sarà il piatto tipico di oggi? Oggi il piatto tipico è il nostro protagonista, è il fagiolo a crocchetto, un fagiolo tipico, autoctono di Floresta che cresce solo in questa zona. Coltivato da molti, negli ultimi anni la sua produzione si è triplicata anche grazie alla prima domenica ottobre. È molto conosciuto, molto apprezzato da tutti i turisti che vengono a degustarlo. Si può degustare in vari modi, con la pasta, sott'olio, farlo semplicemente insalata. E questo qua è il protagonista di questa domenica. Poi ci saranno il suino nero, la prossima, che è quella che richiama più visitatori, insieme a quella del fungo, che sarà la terza domenica. Poi avremo la sagra della provola, della nostra provola, e dopodiché ci sarà quest'anno con la quinta domenica la festa delle castagne e delle mele nostrane, che è anche un prodotto molto apprezzato dai visitatori. Invitiamo tutte le persone che ci stanno guardando per tutte le domeniche ad ottobre, ma perché? Perché Floresta è bella non solo ad ottobre, ma è bella tutto l'anno. Ad ottobre, in particolar modo con l'ottobrand, è uno spettacolo Floresta. Quindi la invitiamo tutte le domeniche, perché c'è divertimento, c'è buon cibo, c'è l'aria pulita, c'è tutto quello che si trova nel paese più alto della Sicilia. Parliamo di dei prodotti che è possibile gustare qui, delle vostre eccellenze. Noi da 15 anni abbiamo lo stand qua in questa postazione, abbiamo anche la bottega in piazza e produciamo e vendiamo appunto questi prodotti tipici. E come potete vedere la provola la fa sempre da padrone, che è il nostro prodotto d'eccellenza, abbiamo la provola stagionata, tanti tipi di formaggi, la schiacciata che è un altro prodotto nostro tipico qua di Floresta, e poi abbiamo la ricotta infornata che noi la proponiamo direttamente nelle tazze di terracotta dove viene infornata. In più abbiamo tanti tipi di salame, tra cui anche il suino nero dei Nebrodi, salsiccia, insomma, questi sono. Abbiamo anche dei prosciutti crudi di suino nero dei Nebrodi, che è un prodotto davvero d'eccellenza del territorio, e li vendiamo noi tutto l'anno qua al Floresta. Siamo in via Umberto al numero 132, nella piazza principale del paese. Quale invito facciamo a tutte le persone che ci stanno guardando? Venite qua a trovarci, che c'è un'aria splendida, la giornata è bellissima, i prodotti sono buoni, vi aspettiamo e a braccia aperte. Crema la nocciola. Cosa abbiamo qui? Con il riso e pistacchio. Riso e pistacchio, bisogna provarli. Ma come vengono preparate? Riso, prodotto di pistacchio, la pasta di pistacchio e la farina bianca, lievito, sale. Dalla ricetta allora, grazie. Vanno pure a me. Ma noi non riusciremo mai a fare così. Cosa ne pensate di Floresta, di ottobrando? Veramente, io vengo tutti gli anni, è bellissima, è meravigliosa, è una cosa che ci voleva veramente. Io è la prima volta che vengo e veramente sono rimasta a bocca aperta, è troppo bella. Lei da dove viene? Como. E vi seguo anche. Dalla Svizzera. Seguo, bella Sicilia, seguo sempre, sì. Grazie, infatti tramite voi ho conosciuto tante cose, anche la signora Yolanda. L'obiettivo allora è centrato. Sì, è centrato. Grazie a lei. Noi veniamo da Lugano, Svizzera.
Sono venuti apposta. Sì, proprio per questo. Arrivati a Floresta, in questo inizio di giornata, già da questa prima mezz'ora, cosa ne pensate? Ma è fantastico, c'è tutto. Allora, la giornata è bellissima, il mangiare, tutto quello che vediamo è una cosa proprio... Il cibo è stupendo, sì, l'atmosfera affascinante, anche, è tutto bello, veramente. Veniamo tutti gli anni apposta. Imperativo essere presenti. Certo, sì, certo, appena uno presente. Può sicuramente. Anzi, l'anno scorso più di una volta siamo venuti. Sì. Un abbraccio, grazie. Dando buongiorno a tutti e benvenuto a Floresta. Diciamo che la giornata è buona e tutto sommato le persone ci sono. Stiamo preparando maccheroni a ragù del suino nero e panini con la salsiccia del Botticelli Bistrotto. Sono dei maccheroni al sugo nero dei Nebrodi, sono buonissimi, vi aspettiamo qui ad assaggiarli, perché no? Anche quant'altro sono da invidiare. Buongiorno, cosa avete qui? Buongiorno, sono arrosticini di agnello. Come vengono preparati? Ma ovviamente li fa il macellaio di fiducia, ce li prepara, c'è un apparecchietto che, dove c'è uno stecchino, li fanno a cubetti, ce li preparano e poi noi li... Cosa ne pensa di Ottobrando a Floresta? No, è una bellissima manifestazione. E continua il viaggio di Ottobrando. Buongiorno. Tutto bene? Cosa abbiamo qui? E abbiamo le spinge come ogni anno, fatte con crema, ricotto, pistacchio, poi i cannoli e le paste di, abbiamo fatto anche le paste di San Sebastiano con la crema e ricotta. Biscotti, la pasta reale di nocciole, presidio slow food e quant'altro abbiamo. Vi aspettiamo a Floresta, tutte e cinque domeniche. Il territorio sempre, quindi venite a Floresta, veniteci a trovare per degustare delle specialità con un sapore unico di nocciola, di sapori veramente eccellenti, arancia e i panettoni artigianali, la Bottega Reale, Ciauro di Sicilia. A proposito di entusiasmo, a proposito di sorprese, buongiorno al sindaco di Floresta. Ciao, buongiorno, benvenuti anche a voi a Floresta. Com'è iniziata questa domenica? È iniziata molto, molto bene, già si vedono diciamo, le presenze che questa mattina di turisti che questa mattina sono arrivati a Floresta già alle prime ore, ma anche ieri devo dire c'erano abbastanza presenza nel pomeriggio, quindi questo diventa importante come prima domenica, il tempo è buono e quindi iniziamo alla grande a promuovere i nostri prodotti tipici. Poi oggi ho anche un amico, il sindaco di Valverde, che è venuto a trovarmi, quindi condividiamo anche con loro questi bei momenti. Sindaco, cosa ne pensa di Floresta e di questa iniziativa? Allora, volevo fare i complimenti proprio al sindaco per la sua iniziativa veramente importante. Infatti io ho portato oggi la mia amministrazione qua con le famiglie per una giornata di festa. Poi volevo fare i complimenti a questo sindaco che riesce a coinvolgere tutto il paese. E veramente complimenti, Antonio, per quello che fai. Ma tutto questo, con quante energie e fatiche si ottiene? Ma la fatica è tanta e si inizia già subito dopo Ferragosto a preparare questo importante evento e tutto il mese di settembre è dedicato solo a Ottobrando, perché chiaramente le responsabilità sono tante, ma soprattutto la qualità che dobbiamo garantire deve essere alta, quindi è importante una selezione dei prodotti tipici, un controllo dei prodotti tipici, e quindi questo fa sì che il lavoro si moltiplica, però poi avere come risultato tutta questa gente che viene e si diverte, ti ripaghi di tutti i sacrifici. In questo stand cosa abbiamo? In questo stand abbiamo la provola DOP dei Nebrodi. Abbiamo un prodotto che produciamo sul territorio dei Nebrodi, a randazzo. E abbiamo provola fresca, stagionata e stagionata al limone. La buonissima provola dei Nebrodi. Freschissimi. Ora li stiamo arrostendo sulla brace con un po' di pensimonio, d'olio extravergine d'oliva. Ora noi arrostiamo solo con la carbonella, infatti con tutto quello che consegue, il fatto che il prodotto
si sporca, ma si sporca di carbonella che ovviamente è sterilizzata perché sta ardendo. E ora non mi resta da dirti assaggio. Cosa abbiamo qui, signora? Le creme mie, che le faccio io. Nocciole, cioccolato e pistacchi. Cosa possiamo dire di questi prodotti? Ma speriamo di lasciare contente più persone possibile e di valorizzare i nostri prodotti, di portare avanti la Sicilia. Crema di nocciola con le nocciole dei Nebrodi, il pistacchio, sono tutti prodotti artigianali. Parliamo di quello che offrite qui. Qui offriamo panini con la porchetta, con la salsiccia, cipollate e carne di asino. Veniteci a trovare a Floresta, vi aspettiamo. Di casa. Vi aspettiamo qui per il nostro megadino, il nostro super gonfiabile, quindi attendiamo tutti voi, piccoli amici, per questo momento di divertimento. Parliamo di Floresta, di Ottobrando, perché venire qui? Bellissimo, bellissimo. Noi da qualche anno che partecipiamo a questa manifestazione e dopo vogliamo dire che man mano ogni anno va sempre, sempre più avanti. Una bella manifestazione. Abbiamo visto un prezioso frutto della terra. Ma come viene cucinato? Allora, noi li facciamo grigliati e poi conditi con olio, sale, limone, prezzemolo, aglio. Questo così, il fungo così fa così. È una testimonianza in diretta. Allora, cosa diceva? Merita veramente un bel servizio, perché in giro il sapore che c'è qua non c'è da nessuna parte. Incontriamo altri presenti qui oggi. Buongiorno, voi da dove venite? Buongiorno, dalla provincia di Palermo. A Floresta per questo grande appuntamento? Sì. Sì. Cosa ne pensate? Che è una cosa molto molto carina, una manifestazione veramente che vale la pena di venire a vedere, senza Quali dubbio. Quali sono i punti di forza di eventi del genere, secondo lei? Intanto la location. Il cibo, la location, è l'aria pulita, è tutto bellissimo. E sembra di essere in quei cartoni allora, animati. Sembra di essere in un piccolo mondo antico, diciamo. Sì. Sembra che qui il tempo si sia fermato in un certo senso, ecco. Questa è l'impressione. Allora qui abbiamo salsiccia, carne di cavallo, polpette di cavallo, cipollotti con la pancetta, bracioline di vitello, di pollo e di suino nero, poi abbiamo il vino di nostra produzione che è stato premiato nel 2016 a Bruxelles come vino biologico e basta. E la nostra presenza, il nostro locale è a Tortorice, non te che beva acqua, venite a trovarci. Pratico per chi fa le olive in salamoia, così, non schizza. Le olive non vengono maltrattate e voilà. Vabbè, guarda, veniteci a trovare, si terrà tutte le domeniche di ottobre. Bella Sicilia! Ciao bella Sicilia! Tutta roba nostra, prego! Buongiorno bella Sicilia, buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato, sembra alla grande, siamo sempre qua. Abbiamo maccheroni col suino nero alla norma, poi abbiamo fagiolini al crocchetto con le cotiche di maiale, mozzarella, panini con il suino, panini con la salsiccia e castagne, e oggi è la sua festa, il fagiolo al crocchetto. Oh, buonasera. Quindi abbiamo maccheroni fatti alla norma con l'aggiunta di salsiccia, melanzane fritte con l'aggiunta di salsiccia condita con pomodoro e alla fine la ricotta fatta al forno locale con basilico fresco. Avete biglietti? Ok. Bella Sicilia, buongiorno! Anche quest'anno siamo qui presenti per sponsorizzare appunto il nostro prodotto, le lumache,
fatte con olio, sale, pepe e origano, oltre a tutta la nostra cosmetica sempre con bava di lumaca. Ma come vengono cucinate? Ci parli un po' di queste lumache. Allora, queste vengono raccolte, fatte spurgare 30 giorni, poi per cucinarle vanno lavate, sbollentate circa 25 minuti e successivamente facciamo un soffritto di olio, sale, pepe e origano, giusto 10-15 minuti e sono pronte per essere gustate. Ovviamente ci sono tantissime ricette poi. Se vengono a mangiare le lumache passeranno sicuramente una bella giornata. Questi prodotti provengono dall'azienda La Casa della Natura di Sinagra, nata nel 2012. Produciamo dei liquori con prodotti con delle materie prime del territorio. Il nostro cavallo di battaglia è l'amaro Nebbs, un amaro all'erbe senza aggiunta di zucchero. E poi abbiamo anche altri prodotti, la crema di nocciole, gli agrumi, il limoncello, il mirto. Bene, bene, tutto a posto, c'è molta gente, siamo contenti, la giornata è ottima, e vedo persone contente, persone che si stanno divertendo e questo qua è un orgoglio. Cannolo con ricotta, cannolo con ricotta, foderato con gocce di cioccolato e delle frittelle all'arancia. Venite qui a provare, a deliziare proprio i nostri prodotti. Questo qua è cannolo a pistacchio, dopo abbiamo del cannolo alla nocciola, questo ricoperto con foderato al cioccolato. E soprattutto venite a gustare le spince di mamma Daniela, che solo lei sapeva farle. Da. La spinge è pronta per essere gustata. Mettiamo un po' di zucchero a velo. Eccola qui. Arriva,
quale stand siamo? Siamo in Murgaello e abbiamo il nostro maiorchino. Buongiorno a tutti, sono Salvatore del caseificio Murgaello di Novara di Sicilia. Produciamo maggiormente maiorchino, salame di suino nero, provole e un po' di tutto. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Sindaco, invitiamo tutti alla seconda domenica. Sì, ci vediamo e vi aspettiamo tutti la seconda domenica, che sarà quella del suino nero dei Nebrodi, quindi ci auguriamo un'altra bellissima giornata di sole per goderci una giornata di divertimento. Buongiorno.